Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo perfido e perverso. Manda la tua luce e la tua verità, siano essi a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Verrò all'altare di Dio, a Dio mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Benedicimi, Padre. Lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio. Benedicimi, Padre. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo, il Signore Gesù andò nella sinagoga ed ecco un uomo che aveva una mano paralizzata. Per accusarlo, i farisei domandarono a Gesù: «È lecito guarire di giorno in giorno di sabato?» Ed egli rispose loro: «Chi di voi, se possiede una pecora e questa in giorno di sabato cade in un fosso, non l'afferra e la tira fuori?»
Ora, un uomo vale ben più di una pecora, perciò è lecito in giorno di sabato fare del bene. E disse all'uomo: tendi la tua mano. Egli la tese e quella ritornò sana come l'altra. Allora i farisei uscirono e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà, né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia nel suo nome. Spereranno tutte le nazioni. Parola del Signore. Il capitolo dodicesimo di Matteo è caratterizzato da una profonda crisi tra Gesù e l'autorità religiosa. I farisei non perdono occasione per puntare il dito contro Gesù e dirgli: non ci piaci, non sei dei nostri. La guarigione è in giorno di sabato, è collocata in questo contesto di tensione a tal punto che già si adombra la croce. Dice il Vangelo: i farisei tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. C'è un modo di pensare Dio e soprattutto di testimoniarlo che Gesù non tollera. C'è un'immagine di Dio distorta, quella dei farisei. Ma che Dio è quello di coloro che si dicono osservanti del sabato, ma poi nello stesso giorno di sabato si radunano per fare morire Gesù? Ma che Dio è un Dio che giustifica la violenza per una trasgressione della legge? Questo è il Dio dei farisei. Io credo che in alcune circostanze della vita ci sia il diritto allo sdegno, uno sdegno che possiamo leggere oggi sul volto di Gesù, che dice: chi di voi, se possiede una pecora e questa in giorno di sabato cade in un fosso, non l'afferra per tirarla fuori? Un uomo vale ben più di una pecora. Perciò è lecito di sabato fare il bene. E rivolto all'uomo dice: tendi la tua mano. E quella ritorna sana come l'altra. Gesù è venuto a parlare di un Dio a cui sta a cuore l'uomo, che non lo lascia nel dolore, ma lo prende per mano e lo guarisce sempre, anche di sabato, perché sia felice. Paralizzati e inariditi sono i farisei. Per loro le regole vengono prima delle persone. Papa Benedetto ha ricordato nell'enciclica Deus Caritas Est: all'inizio dell'essere cristiano non c'è una regola, c'è una passione. C'è qualcuno, c'è l'incontro con Cristo che trasforma il nostro cuore e ci fa aprire le mani per andare verso gli altri. I farisei riusciranno a mettere in croce Gesù, ma proprio inchiodandolo sulla croce
apriranno per sempre le sue braccia e le sue mani, per tutti. Il Vangelo di oggi ci dice che il vero modo, allora, di onorare il sabato è quello di onorare l'uomo, di andare incontro ai suoi bisogni di libertà, di dignità, di verità. È onorando l'uomo, immagine di Dio, che tu onori Dio. C'è purtroppo una religiosità che in realtà nasconde una profonda mancanza di fede. Pregava così Don Tonino Bello: salvami, Signore, dalla presunzione di sapere tutto, dall'arroganza di chi non ammette dubbi, dalla durezza di chi non tollera ritardi, dal rigore di chi non perdona debolezze, dalla ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. E anche per il cristiano c'è un giorno festivo, un sabato. Noi lo chiamiamo la domenica, il giorno della resurrezione di Gesù. Dopo una settimana di lavoro, l'uomo viene alla Chiesa a offrire a Dio la sua vita, la sua adorazione, come stiamo facendo noi adesso. La domenica è soprattutto il giorno nel quale si celebra però l'amore di Dio per l'uomo, un amore che si dona nella sua parola, nell'Eucaristia, nella comunione tra i fratelli. Questo incontro con Gesù deve trasformare il nostro cuore di pietra in cuore di carne, cioè deve farci aprire le mani per andare gli uni verso gli altri. La celebrazione domenicale deve però accompagnarci nella nostra vita ordinaria, a cominciare da lunedì e per tutta la settimana. In chiesa, la domenica, come stiamo facendo noi, andiamo a celebrare l'amore del Signore, ma se esso non diviene, fuori dalla porta della Chiesa, umanità, carità, attenzione ai fratelli, non abbiamo onorato il giorno del Signore. Sulla porta di una chiesa c'era scritto: si entra per adorare Dio, si esce per amare e servire i fratelli. Sì, è il nostro concreto stile di vita che ci dice se abbiamo Dio nel cuore. E la prova che una persona ha incontrato Dio non è nel modo in cui parla di Dio, ma nel modo in cui parla delle cose di Dio. È lecito allora curare di sabato? Hanno chiesto i farisei, che è come dire: è permesso voler bene di sabato oppure Dio non vuole? È permesso essere felici di sabato o è un peccato? Alla radice di questa domanda c'è l'idea che Dio non approvi la nostra felicità, cosa non assolutamente vera. Il Vangelo termina riferendo che Gesù si allontana dalla sinagoga, ma continua a curare i malati di sabato. Questo è il Dio di Gesù. Sant'Ambrogio ha un'osservazione durissima per i farisei di ieri e di oggi. Dice: dove c'è la misericordia, lì Cristo è presente. Dove si esercita il rigore, lo dico sottovoce, forse saranno presenti i suoi ministri, ma Cristo è assente. Christus Deest. Signore, fa che non dimentichiamo mai che il sabato è per l'uomo